Il programma Aerofin di categorie più vulnerabili, donne, migranti, anziani, però forse la vulnerabilità maggiore, vero, mi riferisco alla professoressa Marinelli, è nel momento dell'indebitamento del consumatore, del risparmiatore. Ecco, io la prego di illustrarci questo aspetto. Tra l'altro saluto, visto che comunque le scuole sono state nominate, Rocco Pinneri, che non so se è in platea della direzione generale del MIUR, e Giustino Trincia, responsabile ufficio rapporti, perché anche l'ABI è stato nominato, rapporti con i consumatori, da tutta l'associazione bancaria italiana, ai quali poi faremo fare l'intervento a conclusione dei relatori e dei regioni, che prima mi sono, penso, dimenticata di presentarti, non lo so, però poi vorremmo sentire anche la parola del lavoro accademici di Paolo Caldesi della Regione Toscana sull'esperienza dell'istituzione finanziaria. Sono tutto a posto con le slide. Se nei momenti così volete fare delle domande e approfittare degli stimoli dei relatori che fino adesso hanno parlato, non abbiate, fatevi avanti, che siamo qui per conversare e per confrontarci. Ci siamo. Ok, le domande dopo, in caso. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Silvia Castronovi della parola e dell'invito a partecipare a questo evento sicuramente molto rilevante. Volevo in apertura approfittare della presenza sul palco della FEDUF, in particolare della dottoressa Borgiolo Butti, direttore generale, per sottolineare che oggi, ecco, io sono qui a relazionare e a discutere con voi di temi di educazione finanziaria in una veste duplice. Da un lato sono qui in rappresentanza del mio ateneo, della mia università, che è appunto l'Università di Macerata, e in particolar modo di quell'area scientifico-disciplinare che più da vicino si occupa di temi legati all'educazione finanziaria e alle scelte finanziarie dei consumatori, che è appunto l'economia degli intermediari finanziari. Dall'altro lato ho il piacere di vestire oggi, diciamo così, anche una seconda giacca, che è quella di consigliere dell'Associazione Nazionale dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari e della Finanza d'Impresa, l'associazione ADENF, che da anni, io sono consigliere dal 2016, ma queste iniziative sono iniziate già dal precedente consiglio, promuove e realizza progetti di educazione finanziaria su tutto il territorio nazionale, in particolare nella forma di videopillole di educazione finanziaria, che sono appunto dei video didattici facilmente fruibili, facilmente consultabili su specifiche tematiche e termini legati al mondo della finanza. Appunto, buona parte di queste videopillole sono state realizzate proprio grazie al contributo e al supporto della FEDUF, che quindi, ecco, mi sento di ringraziare a nome di tutta la nostra associazione. Dovendomi appunto ritagliare uno spazio all'interno di questo tema generale della vulnerabilità dei consumatori, ho pensato che potesse essere interessante focalizzare l'attenzione su un set molto specifico di scelte finanziarie, che sono appunto le scelte di indebitamento. E questo perché forse è più scontato, più assodato, immaginare che livelli adeguati di educazione finanziaria siano necessari per operare attivamente nei mercati finanziari, quindi come investitori. In realtà, meno scontato, ma a mio avviso altrettanto importante, è ricordare che adeguati livelli di educazione finanziaria in realtà sono necessari anche per realizzare delle scelte di indebitamento opportune, o se vogliamo, per evitare delle scelte di indebitamento inopportune. In particolare, quando penso alla vulnerabilità appunto dei consumatori nelle scelte di indebitamento, mi vengono in mente due fattispecie, chiaramente a gravità differente. Da un lato, l'inattenzione, l'inaccuratezza nelle scelte di indebitamento può portarci a delle scelte di indebitamento subottimali, vale a dire a delle scelte che non sono effettivamente le più convenienti per noi. E penso per esempio anche all'ampissima diffusione di carte di credito, spesso molto costose, laddove non strettamente necessarie, come le carte revolving, ma penso anche a casi in cui in realtà il consumatore, chiamiamolo in questo modo, potrebbe effettivamente pagare meno il proprio debito e nonostante ciò non si attiva per farlo. Chiaro, qui parliamo di un costo opportunità, ovvero il cittadino potrebbe pagare meno ed evita questo risparmio di costo. Dall'altro lato, ben più gravosa è la situazione di un vero e proprio sovraindebitamento, che chiaramente si ha quando ex post il debito contratto risulta di fatto non più sostenibile. Fortunatamente il fenomeno del sovraindebitamento in Italia non è così diffuso. Ho riportato un dato
Salvezzi del 2016, in cui si stima che orientativamente l'8% degli italiani può considerarsi realmente sovraindebitato, e se vogliamo questa è una percentuale contenuta rispetto ad altre realtà europee ed internazionali. Cioè, nonostante, a mio avviso, ecco, il sovraindebitamento, seppur contenuto, non va mai trascurato, perché in realtà è un fenomeno che può dilagare e generare instabilità sia nel sistema finanziario che appunto in termini di stabilità sociale. Detto ciò, vorrei velocemente, anch'io con dati alla mano, cercare di dare concretezza a queste due possibili situazioni e di legarle il più possibile ad evidenze legate proprio alla sofisticazione finanziaria degli individui. E lo faccio partendo con la primissima casistica, cioè dove ci portano le scelte di indebitamento subottimali. Per fare questo vorrei condividere con voi un lavoro di ricerca che è stato in realtà condotto da due colleghi ed amici dell'Università di Bologna, il professor Baio e il professor Babbi, relativamente a che cosa hanno fatto effettivamente gli italiani dopo l'introduzione della cosiddetta portabilità del mutuo. E ho scelto esattamente questo lavoro perché si occupa del nostro mercato, quindi dell'Italia, per cui ci sono tantissime altre ricerche similari che analizzano contesti differenti, ma forse la nostra così sensibilità è maggiore se guardiamo, come dire, vicende che interessano il nostro mercato. Allora, il titolo di questo lavoro è già di per sé abbastanza evocativo, Out of Sight, Out of Mind, che più o meno può essere tradotto con un nostro lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se, come dire, qualcosa che è lontano dai nostri occhi fa bene al cuore, se abbiamo a che fare con vicissitudini sentimentali, in realtà avere qualche cosa lontano dalla nostra attenzione, dal nostro controllo, non è sempre un bene quando abbiamo a che fare con scelte finanziarie, in particolare con riferimento alle scelte di debito. L'intervento normativo che viene analizzato all'interno di questo lavoro è il decreto legislativo 7 del 2007, che aveva come obiettivo generale quello di liberalizzare un po' il mercato del credito in Italia. Diversi i punti all'interno di questo intervento, in particolare questo intervento ha introdotto la cosiddetta portabilità gratuita o surroga del mutuo, che di fatto consente a qualsiasi mutuatario di trasferire la propria posizione di mutuo presso un altro intermediario finanziario, che chiaramente pratica condizioni economiche più concorrenziali, senza il sostenimento di alcun costo. Per cui la pratica di surrogazione è interamente a carico degli intermediari finanziari. Questo ha rappresentato, se vogliamo, un cut-off molto importante per il mercato del debito italiano, dove al contrario precedentemente i costi di rifinanziamenti o di finanziamenti anticipati erano anche piuttosto gravosi e si aggirava intorno al 5-8% del capitale. Aggiungiamoci che nel periodo successivo al 2007 complessivamente anche il trend dei tassi è stato un trend calante, quindi effettivamente questo intervento normativo ha aperto una grossa opportunità per i mutuatari a tasso fisso di potersi rifinanziare a tassi più bassi. Nel lavoro si analizza un bacino molto ampio di clienti di una primaria banca italiana in tutto il periodo che va sostanzialmente dal 2007 al 2015, quindi si va a vedere se i clienti in essere aventi un mutuo a tasso fisso nel periodo in esame poi effettivamente hanno sfruttato questa opportunità. E diciamo che i numeri sono abbastanza eclatanti, senza entrare troppo nel dettaglio. In realtà soltanto il 13% di tutti i soggetti analizzati sfrutta la possibilità di rifinanziamento alle nuove condizioni. Chiaramente dietro potrebbero esserci anche delle motivazioni oggettive, diciamo così, il non voler lasciare la propria banca, il non essere più soggetti realmente finanziabili, il non avere un vero e proprio guadagno da rifinanziamento. Tuttavia un 13% è un numero veramente poco consistente e la reale motivazione che poi gli autori adducono è in realtà duplice. A loro avviso molti italiani non erano consapevoli di questa possibilità, di questa opportunità, molti italiani non conoscevano l'opportunità introdotta con questa legge e in secondo luogo molti non hanno in realtà realmente compreso la magnitudo economica di questo intervento normativo e la reale convenienza che avrebbero avuto a realizzare un'operazione di questo tipo. Con riferimento alla mancata consapevolezza della nuova opportunità, diciamo che all'interno del lavoro è presentata questa corrispondenza, se vogliamo, temporale molto curiosa, fra la copertura mediatica che è stata data nel tempo
al tema della surroga e poi il numero di richieste di surroga che effettivamente si sono riscontrate sul mercato. Ciò che gli autori notano è che effettivamente quando la copertura mediatica di questo intervento normativo è stata maggiore, sono aumentate anche proporzionalmente il numero di richieste di surroghe, come se, come dire, in questo caso la copertura mediatica abbia svolto un ruolo di canale di informazione, di diffusione delle informazioni, di catalizzazione dell'attenzione. Abbia permesso di ridurre il numero di soggetti che potessero dire non conoscevo questa opportunità. Dall'altro lato si nota anche che a rifinanziarsi meno, e un pochino veniva detto anche nella introduzione alla presentazione, a rifinanziarsi meno sono gli anziani, le donne, gli immigrati, chi ha un titolo di studio meno elevato, i cittadini che vivono nel centro-sud del paese, quindi se vogliamo le fasce un pochino più vulnerabili dal punto di vista dell'educazione finanziaria. E questa evidenza non abbiamo il tempo per approfondirla, ma posso garantirvi che non è una specificità italiana. In realtà studi europei e non solo ci dicono che in realtà queste opportunità, mancate opportunità, sono, come dire, un'evidenza diffusa. Negli Stati Uniti, per esempio, si stima che il costo del non rifinanziamento gravi sulle famiglie per circa $160 al mese, che chiaramente spalmati su un arco temporale lungo, quale può essere quello di un mutuo, diventa una cifra piuttosto importante. I lavori sono diversi, le evidenze empiriche sono articolate, non soltanto problemi di rifinanziamento, potrei citare altri lavori, tra cui alcuni della professoressa Rosaldi che abbiamo avuto appunto il piacere e l'onore di ascoltare questa mattina. Scelte di indebitamento subottimali si possono avere, per esempio, anche con riferimento al ricorso alle carte di credito, non sempre, diciamo, la scelta è la scelta più opportuna e, come dire, il minimo comune denominatore che si trova di sottofondo all'interno di questi lavori, ripeto, contesti nazionali diversi, scelte di indebitamento diverse, è proprio la scarsa sofisticazione finanziaria degli individui. Si dimostra questa correlazione piuttosto evidente tra scelte di indebitamento subottimali e scarsa sofisticazione finanziaria. Personalmente, appunto, credo effettivamente che l'educazione finanziaria sia una sorta di condizio sine qua non per migliorare il benessere finanziario, individuale e collettivo. Ma mi permetto solo un'ultima considerazione, che in realtà riprende alcune considerazioni che tra le righe sono state fatte sia questa mattina che nel pomeriggio. A mio avviso l'educazione finanziaria deve essere appunto inserita in una cornice di riferimento più ampia. E per spiegare meglio questo punto di vista, mi piacerebbe condividere con voi alcune evidenze legate al fenomeno più gravoso di un indebitamento subottimale, che è il fenomeno legato ad una situazione di sovrindebitamento. Il sovrindebitamento può avere due cause. Da un lato, in realtà il sovrindebitamento potrebbe anche essere un fenomeno meramente passivo, legato a vicissitudini negative che hanno colpito la vita della persona, penso alla perdita improvvisa del lavoro, piuttosto che la morte di un coniuge, eccetera. In realtà, e non va sottovalutato, spesso il sovrindebitamento ha una causa attiva, legata a degli errori di percezione, a delle scelte poco oculate del singolo. Ed anche qui, gli studi ci dicono che sono diversi i fattori che possono contribuire a questo attivismo nel sovrindebitamento individuale. Di nuovo, al primo posto ritroviamo l'educazione finanziaria. È vero, spesso ci si sovrindebita perché non si ha reale condizione di ciò che si sta facendo, non si comprendono i termini del contratto. Ma non solo, spesso ci si sovrindebita perché, come abbiamo ascoltato più volte, tutti noi siamo affetti da una serie di bias comportamentali, psicologici, cognitivi, che possono, come dire, farci perdere di lucidità al momento della scelta. Per esempio, spesso siamo miopi quando dobbiamo fare delle scelte di carattere intertemporale e non comprendiamo l'effetto a lungo termine delle scelte che compiamo oggi. Spesso siamo impulsivi, non abbiamo autocontrollo e questo chiaramente è molto deprimente quando pensiamo a decisioni come potrebbero essere le decisioni di credito al consumo, in cui l'impulso all'acquisto è molto forte e in un certo qual modo ci può far perdere di lucidità. Personalmente, ecco, sono molto sensibile al tema dell'educazione finanziaria, ma anche alla presenza di questi bias, e lo sono perché
ho avuto la fortuna, anche insieme alla professoressa Lucarelli, di partecipare ad un progetto di ricerca che è stato finanziato dal MIUR e che ha visto la partecipazione anche di una equipe di psicologi provenienti dall'Università di Bologna. Quindi abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano l'effetto che questi bias possono avere sulle scelte finanziarie degli individui. In particolare, e sarò veramente rapidissima, all'interno di questo lavoro noi abbiamo studiato, per così dire, circa 600 individui nelle loro scelte finanziarie a 360 gradi, quindi ivi comprese le loro scelte di indebitamento. E abbiamo cercato di relazionare questi loro comportamenti, in questo caso specifico di debito, ad alcune caratteristiche individuali, chiaramente alle caratteristiche socio-economiche, socio-demografiche, ma anche ad alcuni tratti della loro personalità, la loro tolleranza al rischio e soprattutto la loro impulsività. E che cos'è che effettivamente abbiamo riscontrato molto brevemente? Beh, sicuramente abbiamo riscontrato che questa tendenza a sovraindebitarsi si riscontra più frequentemente negli individui più impulsivi, meno pianificatori, meno timorosi di eventi avversi che potrebbero accadere nelle loro vite. E se vogliamo, questo non ci sorprende. Al tempo stesso abbiamo visto che a sovraindebitarsi di più sono i soggetti con un livello di educazione finanziaria un pochino più basso, ed anche questo, se vogliamo, non ci sorprende per quanto ci siamo raccontati finora. In realtà ciò che abbiamo riscontrato è che determinati tratti della personalità, per esempio la mancanza di autocontrollo o l'impulsività, alle volte può colpire anche soggetti finanziariamente più evoluti. Vale a dire, l'educazione finanziaria è un fattore che sicuramente aiuta a migliorare le scelte di indebitamento, ma alle volte da sola non basta per compensare l'effetto detrimente di alcuni bias di natura psicologica che pure possono inficiare le nostre scelte. Quindi, concludendo, a mio avviso l'educazione finanziaria rappresenta un elemento, come dire, di kick-off importantissimo per avviare un circolo virtuoso che porti, se vogliamo, al benessere finanziario, individuale e sociale. Però la mia personale percezione è che appunto l'educazione finanziaria debba essere coadiuvata da due importanti alleati, che sono da un lato la regolamentazione, e ce lo siamo detti anche questa mattina, che rafforzi l'informazione, che prevenga comportamenti scorretti. Dall'altro lato c'è un terzo attore che forse un po' è aleggiato nelle relazioni che mi hanno preceduto, vale a dire il ruolo della consulenza finanziaria, che in questo caso deve essere un ruolo specifico di consulenza al servizio del debito. Non soltanto i cittadini devono essere educati a fare delle scelte di indebitamento finanziario corretto, ma gli stessi professional devono essere educati ad accompagnare, come dire, i cittadini verso questo tipo di scelte. Quindi, a mio avviso, programmi di educazione finanziaria, regolamentazione ed anche questa rivisitazione, se vogliamo rivalorizzazione del ruolo della consulenza, sono tre, come dire, ingredienti importanti per avviare questo circolo virtuoso. Grazie. Grazie, professoressa. Dunque, dopo l'ansia per l'investimento, anche il problema dell'emotività. Nasce un suggerimento al Comitato dell'Educazione Finanziaria e al sito Quello che Conta di mettere una sessione con l'Ordine Nazionale dei Psicologi, perché credo che il primo intervento sia a livello di intervenire a livello emotivo con degli esercizi per calmarsi e per tutelare l'ansia prima di andare in banca. Pare che bisogna passare un attimo da un terapista, perché povero investitore, no? Scherzo, è molto molto interessante, ed è il momento di vulnerabilità, evidentemente il momento più particolare nel fare delle scelte, e la ringrazio dell'apporto accademico che ha dato a questa conversazione. Quindi ascoltiamo adesso il professor Azzante. È venuta sia questa mattina che anche nella conversazione di oggi pomeriggio forte la qualità della comunicazione, a volte anche suggerita, se non al pari, anche di più dei contenuti di quello che viene comunicato. Come si comunica la finanza? Qual è il modo migliore? E se può indicarci anche come comunicare al meglio l'educazione nella finanza? Grazie. Grazie a voi, benvenuti anche da parte mia. Ma devo dire che ho ascoltato con grande interesse e ho tratto molti spunti utili da questi interventi, e di solito poi quando si parla
quasi a conclusione di questi dibattiti, si finisce anche per ripetere delle cose che sono già state dette, ma ovviamente cercherò di non farlo. Devo dire che mi piacerebbe focalizzare questo mio intervento su un argomento che è rimasto abbastanza sullo sfondo, che forse è stato in qualche modo evocato più questa mattina nella sessione sulla trasparenza e la regolazione, e che è un po' il tema delle regole, sia giuridiche che deontologiche, e il tema del condizionamento dei circuiti informativi, perché poi noi abbiamo parlato di educazione finanziaria nelle scuole, abbiamo parlato di conoscenza doverosa degli strumenti di tutela, abbiamo parlato della necessità di potenziare anche nelle scuole l'educazione finanziaria, però dobbiamo porci anche il problema dei media, perché poi il ruolo dei media secondo me non è meno importante del ruolo della consulenza finanziaria, che pure è stato giustamente puntualizzato, perché nella nostra Costituzione sappiamo che l'articolo 21 è un articolo che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, ma sappiamo anche che questo articolo è stato poi completato nelle sue definizioni attuative da pregevoli sentenze della Corte Costituzionale, che hanno proprio allargato la portata applicativa di questo diritto all'informazione, che si ricava da un'interpretazione estensiva dell'articolo 21 della Costituzione e che è stato dagli anni 90 e poi, non prima, applicato anche alla materia dei consumatori, tant'è vero che poi c'è stato un proliferare di nascita di associazioni di tutela dei consumatori, e la dimensione passiva, cosiddetta passiva, del diritto ad essere informati è stata maggiormente salvaguardata anche poi dai codici deontologici che sono stati fatti in quegli anni. Ma il tema è proprio quello dei media, perché poi in conclusione mi permetterò anche di suggerire di fare qualche proposta anche per migliorare la situazione da questo punto di vista. I media sono stati seriamente sensibilizzati al tema della comunicazione finanziaria soltanto dal 2003 in poi, dopo gli scandali Enron a livello mondiale e Cirio Parmalat in Italia, perché lì si è posto veramente il problema, si è svelata la vulnerabilità dei consumatori para risparmiatori e si è preso atto delle evidenti asimmetrie informative che governano ancora i processi di comunicazione nel mondo del consumo e del risparmio. E quindi i giornalisti in quegli anni, anche per sfuggire, diciamo, alla regolamentazione di recepimento della direttiva europea sul market abuse, che assegna alla Consob dei controlli stringenti e anche l'applicazione di sanzioni per insider trading, aggiotaggio e tutti i reati finanziari, l'ordine dei giornalisti fece nel febbraio del 2005 una carta dei doveri del giornalista economico finanziario, che poi fu rinnovata nel marzo del 2007, che è stata infine recepita nel 2006 dal testo unico dei doveri del giornalista, che all'articolo 11 richiama proprio il valore di questa carta dei doveri del giornalista economico finanziario. Carta per la cui violazione i giornalisti poi rischiano soltanto le sanzioni disciplinari, che vanno a incidere sull'esercizio della professione. Ma a tutt'oggi, a distanza di oltre 13 anni dall'entrata in vigore di questa carta, non si segnalano procedimenti disciplinari nei confronti di giornalisti che abbiano eventualmente violato i principi di correttezza, trasparenza nel racconto ai cittadini delle vicende economico-finanziarie. Altro versante è quello dei comunicatori finanziari, cioè i responsabili della comunicazione delle aziende, soprattutto di quelle quotate, ma anche di quelle non quotate, ma comunque delle aziende che comunicano dati finanziari. Nel 2004 ci fu una levata di scudi da parte di due associazioni, l'Assore e la Ferpi, che notevolmente si posero il problema dell'autoregolamentazione, dicendo: noi non vogliamo che la nostra categoria esca squalificata, noi non sapevamo, noi comunicatori di aziende coinvolte in scandali, non sapevamo che effettivamente il bond argentino
mattini fossero taroccati o che ci fossero delle speculazioni ai danni dei risparmiatori. Noi abbiamo fatto da tramite tra i nostri vertici e i giornalisti e quindi siamo esonerati da ogni responsabilità, il che probabilmente è vero, ma alla fine chi ha fatto le spese della situazione? I risparmiatori. Quindi il tema è quello di potenziare sicuramente le norme giuridiche e le norme deontologiche, il problema è quello di farle rispettare, quindi che ci siano i consigli di disciplina dei giornalisti che facciano più attenzione a quelli che sono i supporti finanziari dei giornalisti e che quindi possano eventualmente attivare dei giudizi disciplinari per evitare che diciamo, la disinformazione che secondo me regna sovrana su molte vicende finanziarie del nostro paese possa essere in qualche modo arginata, e quindi questo certamente va detto. E poi c'è tutto il tema delle competenze, cioè sto facendo dei voli pindarici proprio per fare una gimcana ed evitare di ripetere cose che avrei detto anch'io e che invece sono già state dette, ma per quanto riguarda le competenze ci sono tante scuole di giornalismo, tanti corsi di comunicazione, ma pochi corsi specifici sulla comunicazione finanziaria. L'altro giorno leggevo, un paio di settimane fa, leggevo che un'agenzia in cui si diceva che le fake news nell'ambito sanitario hanno coinvolto 8,8 milioni di italiani che sono stati vittime di fake news in ambito sanitario, quindi poi hanno sbagliato le cure, hanno sbagliato le terapie, sono stati fuorviati e disinformati, che è certamente una cosa gravissima. Ma quanti italiani sono stati disinformati in ambito finanziario e grazie alle e a causa delle diciamo, storture dell'economia finanziaria hanno sbagliato investimenti, hanno sbagliato calcolo economico a livello domestico, a livello aziendale, quindi diciamo peccando anche di superficialità poi nelle scelte da compiere? Io penso tantissimi. Allora, anche a proposito del web, bisognerebbe fare delle considerazioni, cioè quanti siti farlocchi anche in ambito finanziario finiscono per disinformare l'opinione pubblica. E poi una considerazione che riguarda la gestione dei media, è evidente che in Italia, non essendoci editori puri o quasi per niente editori puri, tranne quelli settoriali che quindi hanno una focalizzazione su temi e settori specifici, è evidente che le vicende che hanno riguardato le banche in questo paese sono state raccontate, secondo me, con tante censure, ma questo è un dato di fatto del quale dobbiamo serenamente prendere atto. Se le banche, che avrebbero dovuto stare fuori dal controllo dei giornali in base ad una delibera del Comitato Italiano per il Credito e il Risparmio, un ente degli anni 90 che adesso non esiste più, una delibera che vietava alle banche di entrare nelle proprietà, negli assetti proprietari dei giornali, continuano ancora adesso a regolare il flusso dei fidi per consentire ai giornali di stare in vita, oppure ancora a condizionare perfino le scelte di direzione, cioè la nomina dei direttori di alcuni giornali. Io penso che poi non possiamo aspettarci un'informazione trasparente dai giornali rispetto ai crack di certe banche o rispetto alla diciamo, gestione opaca a dir poco di certe banche. Io ho sentito parlare bene e male delle banche stamattina e adesso, ma io credo che il rapporto tra banche e informazione sia una, il rapporto malato tra banche e informazione sia una delle cause dei mali che noi denunciamo in queste due giornate, cioè c'è proprio un problema di credibilità dell'informazione quando si parla delle banche. Io non credo che i mezzi di informazione siano liberi di raccontare le vicende riguardanti le banche, perché i condizionamenti alla radice sono evidentissimi. E allora su questo io credo che si parla sempre molto poco. Io ho avuto la fortuna quest'anno, peraltro insieme al professor Bassan che è andato via, di coadiuvare all'interno della RAI una struttura che si è occupata per la direzione affari legali della ridefinizione del contratto di servizio, che adesso
che è entrato a pieno regime quest'anno, 2018-2022, contratto quinquennale che discende dalla convenzione Stato RAI per l'affidamento appunto della concessione a trasmettere a livello nazionale alla RAI. E ancora una volta io personalmente registro una carenza all'interno del contratto di servizio pubblico di una TV pubblica pagata dagli italiani, di riferimenti, coinvolgimenti, meccanismi di interazione con le associazioni di tutela dei consumatori. Io credo che il modello BBC da questo punto di vista possa insegnarci molto. La mancanza di momenti istituzionalizzati di interlocuzione con i soggetti che rappresentano le istanze dei consumatori e dei risparmiatori credo sia una lacuna grave che una TV pubblica non dovrebbe permettersi. Allora io ritengo che il ruolo dei media sia decisivo per vincere queste battaglie di trasparenza, di conoscenza, di educazione, tanto quanto il ruolo di altri soggetti pure evocati in questa sessione. E lancio così due o tre flash, due o tre proposte che potrebbero essere eventualmente poi sottoposte all'attenzione di questo governo che sta nascendo, perché anche i decisori politici nazionali possono fare certamente da questo punto di vista. Sicuramente potenziare a livello di ordinamento scolastico l'educazione finanziaria delle scuole, proprio per creare una cultura della trasparenza nell'ambito economico-finanziario, attuare maggiormente il contratto di servizio pubblico da parte della RAI per dare maggiore spazio alle istanze dei consumatori e dei risparmiatori attraverso magari delle trasmissioni ad hoc o attraverso la valorizzazione dell'interazione online per consentire anche ai risparmiatori da casa di poter interloquire in modo più efficace con il broadcaster pubblico. E infine, dal punto di vista decisionale, visto che poi le leggi le fa il Parlamento, ma tante cose si possono fare a livello di esecutivo, io credo che l'esecutivo potrebbe prendere in considerazione l'idea di occuparsi di più di questi temi. Io ho apprezzato che il Presidente del Consiglio incaricato Conte abbia dedicato ieri sera il suo tempo ad incontrare una delegazione di risparmiatori truffati a seguito del crack delle banche del Veneto e della Banca Etruria. Lo ritengo un bel gesto, francamente, un gesto meritevole di un plauso, ma poi se tutto finisse lì sarebbe un problema, nel senso che dobbiamo fare in modo che non sia quella una azione lodevole, quasi un gesto di eroismo, deve essere la normalità. Cioè noi dobbiamo avere un tavolo di concertazione permanente che si occupi di queste cose, perché l'educazione finanziaria cresce anche grazie alle istituzioni, cresce nelle istituzioni, cresce per le azioni portate avanti dalle istituzioni. Quindi io spero che questo governo, proprio all'insegna di quella collaborazione istituzionale che è stata evocata più volte da chi mi ha preceduto, possa prendere seriamente in considerazione la possibilità di rendere permanenti questi momenti di attenzione, questi gesti di apertura alle istanze dei più deboli, alle istanze dei risparmiatori e dei consumatori. Mi taccio. Nell'ambito regionale Paolo Cantesi, Regione Toscana.
intanto io rappresento le regioni nell'ambito del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti. Più che esperienze vorrei raccontare un aneddoto. Noi abbiamo gestito circa 3.200 obbligazionisti di Banca Etruria attraverso i nostri sportelli che sono gestiti dalle associazioni consumatori, un sistema che funziona, ha funzionato molto bene. Poi, a valle di questo intervento che ha visto impegnate le associazioni a cercare di far risparmiare gli obbligazionisti anche da un punto di vista economico per quanto riguarda l'accesso al servizio rispetto ad altri servizi offerti da dei professionisti, quindi è stata una cosa sociale estremamente importante. A valle sono stati fatti degli incontri proprio sull'educazione finanziaria. Ecco, questi incontri sull'educazione finanziaria a fronte di 3.000 persone che erano state assistite non c'è andato quasi nessuno, solo qualche pensionato. Quindi c'è una certa refrattarietà, è stato detto anche prima, da parte dei cittadini ad andare agli incontri sull'educazione, forse non se lo vogliono sentire dire, non lo so. Certo è che l'educazione finanziaria, essendo educazione, si può fare tranquillamente nelle scuole, è stato detto, nelle scuole bisogna fare educazione finanziaria. Però ci sono due problemi. Intanto bisogna dire che l'educazione finanziaria va nelle materie extracurriculari. Quindi nell'autonomia scolastica bisogna fare affidamento a quelle che sono le sensibilità dei singoli istituti. È vero che c'è l'intercessione dell'ufficio scolastico regionale, è vero che ci sono tante cose, tanti interventi che possono essere stimolanti per le scuole, però c'è una grande, un'enorme quantità di corsi extracurriculari che vengono offerti alle scuole. E purtroppo questa grande quantità non permette di intervenire sistematicamente, che è la cosa più importante, l'avete detto voi, bisogna intervenire sistematicamente e capitalmente, giusto? E questo è un problema che va affrontato in qualche modo. L'altro problema, quali sono le competenze che dobbiamo dare a questi ragazzi? È chiaro, abbiamo detto che dobbiamo fornire competenze sull'interesse, l'interesse composto. Altro punto interessante che è stato detto questa mattina, per esempio, è i pagamenti. Pagamenti, sapere che pagare in contanti è doloroso, pagare con l'acqua ma un po' meno doloroso, e pagare con la carta che ti dà il genitore che l'acquista magari nel negozio e paghi semplicemente facendo un click, non è assolutamente doloroso. I bambini non parlano a 7, 8, 10 anni, ve lo garantisco, c'è un bambino di 13 anni che fortunatamente ancora queste cose non è che non le conosce, non le ha sperimentate, però vi posso garantire che è estremamente diffusa questa cosa qui. L'uso del denaro senza conoscere il denaro e senza conoscere come funziona il sistema denaro. Però attenzione, questo implica che le competenze di base che devono avere i bambini, i ragazzi, chiamiamoli bambini, ragazzi, parliamo di da 10 ai 13 anni, l'età delle medie, perché è quella l'età in cui devono essere sensibilizzati a questa materia. Ecco, le competenze più importanti sono quelle che hanno dall'altra parte coloro che gli vogliono vendere il prodotto, ossia la manipolazione e la persuasione. Perché le tecniche di manipolazione, le tecniche di persuasione sono le cose più importanti che devono imparare. E queste non servono soltanto per l'uso del denaro, servono in generale per essere consumatori consapevoli. Perché chi ti vende un prodotto, che sia un giocattolo, che sia un prodotto finanziario, che sia un alimento, si appoggia su delle tecniche che sono paradossalmente le stesse. Ne abbiamo parlato questa mattina con coloro che hanno studiato le neuroscienze, avete visto il bambino che guarda, allora a quel punto l'attenzione si rivolge da una parte piuttosto che dall'altra. Queste tecniche sono le tecniche di base che devono, cioè queste diciamo non conoscenze, queste sono competenze che devono avere i nostri figli e sono fondamentali per essere consumatori del domani. Anche perché è stata citata un'altra cosa abbastanza interessante. Noi dobbiamo promuovere l'Agenda 2030, che quasi nessuno conosce. L'Agenda 2030 credo che abbia 17 goal e l'SDGs 8.10 parla addirittura di finanza. Quindi dei 17 goal, quello numero 8 non so se ha 13, 14 SDGs. E queste qui prevedono una marea di competenze che dovrebbero avere i cittadini. Voi immaginate quante competenze dovrebbero avere i cittadini oggi. Abbiamo parlato stamattina dei cassonetti, ma se ogni comune ha un cassonetto di un colore diverso, voi dovete capire che il cittadino non soltanto deve sapere come staccare la carta dalla pellicola correttamente, che io ci ho provato, è estremamente complicato, quando dei prodotti alimentari avete mai provato a staccare la carta dalla pellicola? È una cosa praticamente impossibile, però quello è il sistema corretto per fare la raccolta differenziata della plastica e della carta. Ecco, c'è questo. E poi bisogna sapere anche dove buttarla. Paradossalmente se io vado al mare e trovo il cassonetto di un certo colore,
Io viaggiavo a Firenze, si butta la carta, ma mi hanno detto che le norme UNI prevedono il bianco. Ecco, una cosa importante, le norme UNI, cioè uniformare quantomeno le informazioni e semplificare, è una cosa estremamente fondamentale per il cittadino, perché il cittadino non ha bisogno di un'educazione su tutto, però ha bisogno di una certa logistica delle informazioni. L'informazione deve essere semplice e soprattutto deve essere a portata di mano. Io ricordo quando ho fatto il militare, mi occupavo di logistica e un insegnamento fra i più belli fu quello di capire che come si comportava il soldato in prima linea. Il soldato in prima linea non deve sapere dove si comprano le cartucce, quanta carica c'hanno, com'è l'ogiva, deve saper caricare il fucile, deve saper sparare, ma poi quando si tira deve avere a disposizione le cartucce per poter ricaricare. La logistica dell'informazione in questo senso è la stessa cosa. Il cittadino, nel momento in cui gli serve, deve avere l'informazione giusta. Se in quel momento non ha l'informazione giusta, quella che gli serve, è inutile fare milioni di siti internet sull'educazione finanziaria, se poi uno deve sapere dove andarsela a cercare perché magari non è a portata di mano quella pagina che gli serve in quel momento in cui gli serve. Allora, diciamo, le competenze che noi diamo ai ragazzi sulle tecniche di persuasione e manipolazione saranno quelle che dovranno avere da adulti per fermarsi un attimo prima di decidere, riflettere da consumatore consapevole. Ma poi magari un buon suggerimento, secondo me, che può essere dato per il sito che è in versione beta, che noi abbiamo visto, potrebbe essere quello di mettere un QR code. Ora scusate, io ho un periodo che ce l'ho nel cuore il QR code. Un QR code vicino a una clausola piuttosto che a un prodotto finanziario, che automaticamente, appoggiando al cellulare, e ora sapete che sia l'Android che i cellulari Apple ce l'hanno direttamente nella fotocamera, che lo riconoscono istantaneamente senza l'applicazione, e quel QR code ti rimanda automaticamente all'informazione che ti serve in quel momento per quel prodotto. Se no, è inutile fare milioni di siti internet. Io l'ho visitati tanti e tutti belli, forse mi dispiace dire uno dei meno belli è quello che è stato fatto ora. Apprezzo mentre molto quello della fondazione, perché mette a disposizione tutta una serie di prodotti che possono essere utilizzati. Per quanto riguarda le scuole, come si deve intervenire? Questo è complicato, perché ho detto c'è l'autonomia scolastica e questa, ragazzi, intervenire con l'autonomia scolastica è molto difficile, soprattutto se si vuole intervenire sistematicamente. Noi in Regione Toscana facciamo una marea di progetti, però poi alla vedi che per gli stessi progetti ci sono sempre gli stessi insegnanti che ce l'hanno a fuori. Chi ha a cuore la resistenza, chi ha a cuore la memoria, chi ha a cuore la cittadinanza globale, chi invece è più sensibile per i prodotti finanziari. E qui non va bene, perché quando si parla di educazione alla cittadinanza, si parla di tutte queste cose messe insieme. E noi dobbiamo avere la capacità di proporre un sistema, e qui dovrebbe intervenire il NIUR, per fare in modo che queste competenze, non soltanto conoscenze, mi è stato ricordato, perché le competenze sono conoscenze più abilità, attenzione, l'abilità non è banale. Io posso sapere come trasformare un pezzo di legno in un oggetto tondo, però non so usare il tornio, e se non l'ho usato, signori, è un cervezzo, potete riuscire a fare un candelabro, per esempio, non c'è verso, perché ti rovini le mani come minimo. E qui, ecco, dobbiamo avere la capacità di trovare un sistema di ragionamento con il NIUR per poter riuscire ad ottenere questo, cioè fare in modo che i cittadini domani abbiano le competenze finanziarie, ambientali, sullo sviluppo sostenibile, o diciamo tutte quelle dell'agenda 2030 le dovrebbero avere. Ma questo significa ragionare insieme su che cos'è l'educazione alla cittadinanza, e quindi per voi l'educazione al senso critico, a essere consumatori consapevoli, che significa essere consumatori consapevoli nel mercato finanziario, ma anche nell'uso dei prodotti. Perché se io quell'imballaggio che ha la carta che si deve staccare, che poi tanto non lo farò mai, vado in un altro supermercato dove quell'imballaggio non c'è e magari mi propone l'alluminio insieme alla pellicola già separati. Ecco, questo potrebbe essere anche un sistema per cui il consumatore poi domani orienta il mercato, perché questo è il nostro obiettivo, signori. Non deve essere la banca a convincere me, devo essere io a convincere la banca. Però ci vuole una buona logistica dell'informazione e dall'altra parte ci vuole un'educazione fatta sistematicamente. Io credo di aver finito, nel senso che non so se vorrei aggiungere qualcos'altro. Ah sì, voglio ringraziare tutti i miei colleghi delle regioni che in qualche modo si danno un parecchio da fare in tanti campi. Fra l'altro, noi abbiamo una competenza residuale nella tutela dei consumatori. La competenza residuale riguarda il sostegno all'assistenza al cittadino, che viene fatta attraverso gli sportelli, e l'educazione al consumo, l'informazione. Okay? Queste sono le due competenze di cui noi ci dobbiamo occupare.
e noi come Regioni del Centro Italia, per esempio, ci stiamo lavorando dal 2003 grazie a un progetto europeo. Purtroppo i progetti europei destinati alle regioni non ci sono più, purtroppo ancora noi soffriamo di risorse per poter lavorare su questi campi che, non lo so, qualcuno non lo ritiene, ma noi lo riteniamo estremamente importanti. Grazie. Grazie a te Paolo, interessante, stimolante, è stato, ecco sì, iniziare dalle scuole, dai ragazzi, e interessante anche lo segno della tracciabilità del prodotto economico, come però ecco, va sempre formato e educare il cittadino anche a apprendere, a cercare questa informazione, quindi insomma il ruolo del Comitato dell'Educazione Finanziaria sarà sempre più impegnativo. E il sito che si sta mettendo in consultazione è comunque quello istituzionale di Educazione Finanziaria, cioè iniziamo a percepire anche questa collaborazione, questa individuazione di collaborare con le istituzioni, di portare i propri contributi in maniera costruttiva, in modo da farlo diventare un po' insomma, un punto di riferimento anche con tutte le correzioni, gli stimoli, i suggerimenti che sono stati avanzati per il cittadino, con il coinvolgimento ovviamente anche della stampa, come abbiamo sentito, e delle banche in maniera virtuosa e delle associazioni dei consumatori. Ora sono stati insomma, portati in ballo anche le scuole, e si è parlato di banche. Adesso io non vedo il dottor Pinneri del Ministero del NUR, se c'è mi fa un cenno, non è venuto, e dall'altro io porto i saluti e della dottoressa Bellizzi dell'IBAS, che purtroppo ha avuto stava poco bene, quindi purtroppo non ha potuto partecipare a questa tavola rotonda e si scusa. Dunque, come dire, salga sul palco degli imputati, Nappi con le banche, a te Giustino Trincia che tieni rapporti con l'Associazione dei Consumatori, tra l'altro è un'esperienza insomma di tutto rispetto nell'ambito delle associazioni stesse dei consumatori, a te la parola, sì, tutto ministero. Prego. Grazie Silvia. Io avevo preparato, come avevo detto, un intervento, poi lo lascio in Word, peraltro molto breve, però sono stati talmente tanti gli spunti, gli stimoli emersi oggi, partendo naturalmente da un doveroso ringraziamento per l'invito, un saluto a tutti e un grazie anche ai relatori, perché davvero ho apprezzato numerosi e qualificati contributi. L'ho talmente apprezzato che al di là dell'intervento che lascio volevo solamente aggiungere qualcosa senza fare tanto riferimento all'intervento, se non in misura parziale. E non sto qui a dire che da molti anni le banche sono impegnate, danno un contributo sui temi dell'educazione finanziaria, credo che soprattutto a partire dalla stagione, il passaggio dalla lira all'euro, in qualche modo i colleghi di molte banche sono usciti dalle filiali per essere presenti sul territorio, anche in collaborazione con molte associazioni, con molte istituzioni, per cercare di familiarizzare la popolazione alla moneta unica e soprattutto all'idea di Europa, no? Che questa ancora oggi, tutto sommato, penso si debba dire rappresenta. Volevo segnalare qualche altro spunto molto rapidamente. L'educazione finanziaria del risparmio, direi che non è né buona né cattiva, ma è necessaria. È necessario, direi, se era ed è necessario nel periodo, diciamo, anni 90, primo decennio del 2000, in relazione alla liberalizzazione, ed è tanto più necessario in questo periodo, se pensiamo alla poderosa spinta dell'innovazione tecnologica, perché è necessaria? Perché è una necessità? Ma direi perché è un naturale contrappeso a tutela dei consumatori e dell'interesse generale del Paese. Perché evidentemente se non si hanno almeno conoscenze di base è molto difficile da un lato poter compiere delle scelte consapevoli, responsabili e direi a proposito di Agenda 2030 sostenibili. È tanto più necessario in questi anni dove è fortissima e rapidissima l'innovazione tecnologica, si parla molto di cyber security ad esempio, perché è evidente che se non c'è un minimo di conoscenza evidentemente non si potrà che in qualche modo subire, no? Invece che cogliere le opportunità presenti con l'innovazione tecnologica.
mi sembra che ci siano quattro condizioni per accompagnare questa grande e complessa impresa che è l'educazione finanziaria che ha al risparmio. Il primo è lavorare attorno al concetto e alla cultura della cittadinanza. Io penso che noi dobbiamo fare anche una certa autocritica. Se ci si è molto soffermati sul tema dei diritti e si è lasciato molto sullo sfondo, se non poco considerato, tre altre gambe del tavolo, che è quello dei doveri, dei poteri e delle responsabilità. E bisogna smettere, dal mio modesto avviso, di avere un approccio paternalistico nei confronti del cittadino, per cui al cittadino giustamente vanno messi in prima evidenza i diritti, ma noi dobbiamo parlare con molta franchezza e con molta anche maniera diretta, seppure cordiale, anche del tema dei doveri, dei poteri e delle responsabilità. Dare una disponibilità per acquisire almeno, come diceva lo stesso Rosario, giustamente, tramite la formalizzazione, ad acquisire almeno alcune conoscenze di base, non è un favore che fai a qualcuno, ma è una necessità, è un dovere, è una responsabilità, è anche un potere, per il fatto stesso che tu puoi diventare un moltiplicatore di queste conoscenze, a partire della tua famiglia o del tuo oikos, cioè dell'ambiente che frequenti maggiormente, che sia di amicizia, che sia il mondo del lavoro e della scuola. Quindi lavorare molto sul concetto di cittadinanza. In secondo luogo, credo che sia molto importante un elemento che almeno io porto oggi, credo come potenziale, ma quanto più necessario, una grande alleanza tra competenza scientifica, approccio tecnico e senso civico. Io davvero ho apprezzato i contributi